Ecco, sono molto lieto di essere qui e grato dell'invito al Comune di Sarzana, agli organizzatori, la dottoressa Cogoli. E il mio compito è impossibile, perché parlare di Freud in un'ora e della psicoanalisi e dell'eredità di Freud e di cosa è oggi la psicoanalisi è una cosa superiore alle mie forze, quindi farò quello che posso. Cercherò di darvi alcune suggestioni, alcuni elementi della vita di Freud, della sua scienza, degli sviluppi della comunità psicoanalitica e della sua cultura negli anni, dei decenni successivi, e cercherò anche di trasmettervi qualche emozione della psicoanalisi leggendovi una seduta psicoanalitica. Il mio desiderio è di dare un'immagine viva di oggi della psicoanalisi, certo sulle tracce, sulle spalle di Freud e riconoscendo il lascito, l'eredità che ci viene da questo grande genio della cultura del Novecento. Mi interessa soprattutto trasmettervi la sensazione della vita interna, che è quello che Freud ha saputo valorizzare, studiare, descrivere nei suoi libri, e dare l'idea di come la scienza psicoanalitica e il lavoro psicoanalitico, che esistono ormai da più di 100 anni, nascano soprattutto dall'interiorità, dal mondo interno di due persone, non di una soltanto, non solo dal mondo interno del paziente, ma anche dal mondo interno dell'analista. La psicoanalisi di oggi non è fatta di formule, di teoremi, di schemi teorici astratti, ma è fatta di un progressivo avvicinamento delle persone a se stesse, al loro mondo interno, al contatto con le fantasie, con i ricordi, con le emozioni, attraverso la condivisione con qualcun altro. Il qualcun altro è l'analista, che è una persona che all'inizio di un percorso analitico non sa quasi nulla di quello che accadrà, esattamente come il paziente. Quando Freud nasce nel 1856 in un paesino della Cecoslovacchia, Priborg, vengono poste le basi della sua capacità di lavoro e del suo coraggio di esplorare l'ignoto, soprattutto da sua madre. La madre di Freud, Amalia Freud, era una di quelle figure fortemente costitutive che hanno saputo trasmettere ai figli una sensazione di sé solida, energica, con forti aspirazioni al progresso e alla conoscenza. La capacità di Freud di percorrere la sua strada nella esplorazione delle profondità dell'animo umano deriva dalla sua costituzione infantile, questo è un tema di cui si sono occupati molti studiosi, e ha portato quest'uomo, che indubbiamente ha rivoluzionato la cultura del mondo occidentale per tutto il secolo scorso, e che ancora oggi la influenza fortemente, a non fermarsi di fronte agli ostacoli e alle oscurità che si presentavano sulla sua strada. E Freud era un neurologo insoddisfatto di quello che le evidenze del lavoro clinico gli consentivano di vedere, e che si era profondamente avvicinato alla cultura del suo tempo. Era un uomo colto, aveva studiato sia i classici sia la neurologia avanzata dell'epoca, e che aveva praticato per un certo tempo l'ipnosi, cercando un passaggio, un pertugio, una via di accesso al mondo interno.
aveva visto che attraverso l'ipnosi non riusciva a conseguire delle conoscenze e delle trasformazioni durevoli nell'interno dei suoi pazienti, e aveva progressivamente apprezzato, viceversa, la capacità crescente dei pazienti di associare, cioè di lasciarsi andare con il flusso dei loro pensieri a delle fantasie, a dei ricordi, a dei collegamenti che prima della seduta non erano venuti loro in mente. Si era accorto che se le persone vengono messe in una condizione di sufficiente rilassatezza e di una certa crescente fiducia nei confronti dell'ascoltatore, potevano estendere il campo dei loro pensieri al di là di quello che avevano già pensato fino a quel momento da soli per conto loro. La grande capacità di Freud di scoprire dei collegamenti, dei nessi fra cose apparentemente distantissime fra loro, aveva permesso la progressiva esplorazione del mondo interno dei suoi primi pazienti, arrivando a comprendere delle connessioni che non erano previste né da loro né da lui. Ma il percorso di Freud non era semplicemente un percorso di osservazione di quello che producevano i pazienti. Nel 1895 Freud inizia la autoanalisi, destina da quel momento mezz'ora tutte le sere, almeno mezz'ora, a esplorare i propri pensieri, prende annotazioni, ripensa a quello che ha vissuto durante la giornata, si lascia andare progressivamente a divagazioni e ricordi che comunemente la gente non fa, perché istanze interne di buonsenso o di proibizione o di paura di quello che può venire in mente interrompono di solito il flusso associativo. È nel 1895 che Freud, esplorando il sogno di una sua paziente, il famoso sogno di Irma, ritiene di avere trovato la chiave del sogno per la prima volta, una via di accesso al mondo nascosto e apparentemente insensato della produzione onirica. Rileggere il lavoro clinico di Freud sul sogno di Irma è ancora oggi emozionante, perché è raro trovare una simile capacità di lasciare andare i pensieri alle proprie associazioni più apparentemente casuali, irrazionali, il riferimento a piccoli fatterelli dei giorni prima, il riferimento a intime cose della vita, della famiglia. 100 cose apparentemente distanti che sembrano non entrarci nulla l'una con l'altra assumono invece progressivamente un senso e permettono a Freud di ricostruire in maniera sorprendente alcune realtà del mondo interno della paziente. Ma vedrete come già lì il lavoro di conoscenza del mondo interno altrui non possa realizzarsi se non con un lavoro di esplorazione di quello che passa anche nella mente dell'analista. Inizia così una grande avventura durante la quale Freud impara a lasciar lavorare il preconscio, a far venire fuori i pensieri che stanno sotto la prima coltre di considerazioni razionali, impara ad attendere, a riconoscere i materiali di copertura, cioè quelle cose che mettiamo lì come prima spiegazione che deve più che altro servire per chiudere il discorso, ad avere la tenacia di andare oltre le cosiddette resistenze, cioè oltre la tendenza dei pazienti, di tutti i pazienti, di tutti noi, di chiudere il discorso, di chiudere il pensiero, perché le catene associative, i vari pensieri che ci vengono in mente, possono produrre dispiacere, possono produrre vergogna, possono fare paura.
non è quasi mai un percorso agevole quello delle associazioni che vengono in mente. Fatto sta che con il procedere della sua autoanalisi, Freud acquista sempre di più la capacità di comprendere anche i percorsi mentali dei suoi pazienti e, per inciso, anche i suoi sintomi più vistosi come nevrotico, come normale nevrotico, si attenuano, diminuiscono. Freud riesce nel 1901, per esempio, riesce ad arrivare a Roma, desiderio da lui coltivato per tanto tempo e finalmente realizzato non per caso, man mano che la sua crescita personale interiore gli permette di mettere a fuoco sia le sue difficoltà nei confronti della figura paterna che quelle della figura materna. Sufficientemente irrobustito da questa presa di coscienza, Freud riesce a varcare alcune barriere interne che gli permettono poi di oltrepassare delle barriere esterne. Nel corso della sua incredibilmente lunga e fertile attività scientifica, Freud accumula una quantità di scoperte che sono tuttora valide. Fondamentale, quella dell'inconscio. L'uomo non è padrone in casa propria, crede di sapere tutto quello che pensa e invece vede solo la punta dell'iceberg. Siamo condizionati, siamo sovradeterminati da una grande quantità di contenuti, di emozioni, di movimenti interni e in definitiva il lavoro di un'analisi porta a riconoscere tutta questa nostra difficoltà ma poi anche a migliorare la situazione. Freud scopre il fenomeno fondamentale del transfert. Cosa significa transfert? Transfert significa sostanzialmente che i grandi movimenti emotivi e di fantasia che si sono stampati nei primi anni di vita dentro ogni individuo si ripetono inconsapevolmente in tante altre situazioni e relazioni. I transfert sono moltissimi, sono quotidiani, sono ad ogni piè sospinto. In analisi noi rendiamo più visibile il transfert. L'analisi non crea il transfert, lo lascia avvenire. Transfert vuol dire che se per esempio durante una situazione della vita, di lavoro, si creano delle condizioni ripetute di incontro e di relazione con qualcuno o con qualcosa, è assai probabile che ogni individuo ripeta, senza rendersene conto, modalità che ha già sperimentato in passato e che tende a ricreare. Noi ripetiamo quello che non ricordiamo. Ripetiamo quello di cui non ci rendiamo conto, ripetiamo quello che non abbiamo digerito. Sto dando degli elementi veramente molto semplici per rendere l'idea. Quando un paziente inizia un rapporto terapeutico, al di là della sua intenzione consapevole di collaborare col terapeuta, metterà in campo tanto le ripetizioni di ciò che lo ha segnato durante la vita, quanto le resistenze ad accorgersene. E quindi durante i trattamenti terapeutici il transfert si dispiegherà, si realizzerà e al tempo stesso il paziente lotterà contro se stesso e contro l'analista perché questo non diventi consapevole. Freud inizia progressivamente a riconoscere che il flusso associativo dei suoi pazienti è interrotto dalle difficoltà e dalle resistenze e che il transfert comprende tutti questi fenomeni. Si accorge anche però che potenti forze positive di legame, di collaborazione si stabiliscono tra i pazienti e i terapeuti e se il terapeuta è capace
con tenacia e con fiducia di andare avanti, verrebbe da dire come Colombo che sapeva che avrebbe trovato l'America, si riesce progressivamente ad allargare il campo di coscienza del paziente. Ma tutto questo appunto avviene con un corrispondente lavoro interno anche dell'analista, che prova a sua volta emozioni, prova sensazioni, ha suoi ricordi personali evocati da quello che il paziente dice e fa in seduta e insieme a lui. Emerge un po' alla volta nella storia della psicoanalisi il corrispettivo del transfer, cioè il controtransfer, cioè quello che prova l'analista. Sulle prime Freud e i suoi collaboratori temono che questo vada a scapito dell'osservazione neutrale e obiettiva da parte dell'analista, poi capiscono che in realtà quello che prova l'analista può essere una risorsa. Se le sensazioni provate e i pensieri provati dall'analista non sono troppo massicci, non occludono la mente dell'analista, diventano invece un'importante fonte di informazioni, perché nella coppia tra l'analista e il paziente, tra il transfer del paziente e il controtransfer dell'analista, che si rieditano, si ripetono tante situazioni profonde della vita interna del paziente. La carriera di Freud è durata fino al 1939, l'anno della sua morte. L'ultimo anno lo passò a Londra perché all'arrivo del nazismo a Vienna dovette fuggire. Il mondo anglosassone lo ricevette con tutti gli onori, dandogli spazio, ormai Freud era famoso, dandogli spazio sui giornali, alla radio, eccetera. E ormai la cultura occidentale era profondamente attraversata dal pensiero psicoanalitico. Il pensiero psicoanalitico è stato molto più complesso di quello che comunemente si crede. I seguaci di Freud hanno preso diverse direzioni di ricerca, ma sono stati quasi tutti, diciamo, degli integratori di quello che Freud aveva fondamentalmente scoperto e hanno portato un contributo individuale che, proprio come quello del fondatore, partiva dal pieno riconoscimento del loro stesso mondo interno. Voglio dire che le figure dei grandi psicoanalisti successivi a Freud hanno portato dei contributi, delle innovazioni che erano in continuità con le loro caratteristiche di personalità. Il panorama della psicoanalisi si è progressivamente arricchito di nuovi principi, di nuove teorie che non hanno mai smentito le scoperte freudiane, o perlomeno la maggior parte delle scoperte freudiane. Quando oggi sui giornali noi leggiamo titoli scandalistici o clamorosi tipo Freud è morto, Freud è superato, non esiste più una visione psicoanalitica univoca, dobbiamo dire che viene di solito trascurato il fatto che la maggior parte dei contributi scientifici successivi sono partiti dalle scoperte freudiane. L'inconscio è ammesso da tutti gli analisti. Il transfert è uno strumento di lavoro per tutti gli analisti, il controtransfert pure, cioè quello che l'analista prova a contatto con il paziente e con le sue produzioni in seduta. Certo, si sono ampliati dei campi che Freud aveva relativamente poco sviluppato, per esempio l'analisi dei bambini, fondamentale attraverso il gioco, attraverso una quantità di osservazioni. Fu la stessa figlia di Freud, Anna Freud, a studiare bene i meccanismi di difesa con cui la mente umana cerca di evitare il dispiacere e tutte le situazioni potenzialmente inquietanti. E la famosa studiosa tedesco-inglese Melanie Klein ha scoperto il mondo interno come insieme di oggetti vivi, cioè di personaggi e figure che hanno una loro vita interna negli esseri umani pressoché autonoma. Vi voglio raccontare
vado un po' per associazione, un dettaglio antropologico che può dare un'idea di quello che vi sto dicendo. Anni fa, una paziente che era stata in viaggio in Guatemala mi portò in regalo da là una piccola busta contenente 5 bamboline di legno e mi spiegò che in Guatemala queste 5 bamboline erano una cosa molto comune. Vengono sistemate alla sera sul comodino di una persona e la persona, prima di addormentarsi, racconta a ognuna di queste bamboline un pensiero o un problema che gli sta particolarmente a cuore, che lo mette in difficoltà. Ogni bambolina un problema. Dopodiché si spegne la luce e si dorme. Secondo la tradizione guatemalteca, di notte le bamboline si mettono a discutere, parlano tra loro, esaminano con molta attenzione i problemi raccontati da quello che intanto sta dormendo e non si sa bene come e perché, ma al mattino, quando la persona si risveglia, ha una visione un po' diversa delle cose. Questa rappresentazione concreta delle 5 bamboline per noi analisti ha un senso tutt'altro che banale. Ci dice che nel complesso mondo interno delle persone ci sono degli oggetti, delle presenze, delle parti del sé, delle figure, che in realtà durante la vita notturna elaborano, discutono, tra virgolette, mettono in azione delle possibilità trasformative che fanno parte delle risorse del mondo interno. La Klein non aveva parlato di questo, aveva parlato di altro, aveva parlato dei processi di scissione, di proiezione, però aveva dato più di tutti gli altri analisti un'idea del fatto che nel mondo interno ci sono degli oggetti, delle figure, delle presenze che lavorano dentro alla persona. Nella psicoanalisi si cerca di rendere durante la seduta operativo questo lavoro di interscambio e di trasformazione dentro alla seduta analitica. Questo avviene grazie a quel fenomeno che si chiama regressione, cioè durante la seduta il paziente lascia un po' andare le resistenze e si consente dei livelli di funzionamento appunto più associativi, più capaci di collegare e di prendere contatto con il mondo interno. C'è una qualche somiglianza tra il mondo del sogno, il mondo della seduta, il mondo dell'infanzia. La regressione comprende anche il fatto che l'affidarsi all'ascolto di un altro è qualcosa di simile a quello che si faceva da bambini. Questo permette cambiamenti e trasformazioni. Nella psicoanalisi odierna, questo processo di collegamento e di integrazione tra il mondo interno del paziente e il mondo interno dell'analista è andato avanti. Gli analisti non sono, come la maggior parte delle persone crede, degli interpreti asettici, distanti e neutrali. Non sono neanche delle persone pronte ad aderire e a cadere nella posizione proposta dal transfer del paziente, ma sono in una zona intermedia nella quale si corrisponde pensando insieme, sentendo insieme e, se possibile, lavorando insieme su quello che viene in mente. È una progressiva trasformazione rispetto a quello che accadeva nei primi tempi della psicoanalisi, perché si potrebbe dire che gli analisti di oggi sono più rassegnati, in un certo senso, al fatto di non essere tabula rasa, al fatto di non essere dei microscopi o dei telescopi che guardano oggettivamente da lontano, e di entrare invece in risonanza, in vibrazione con quello che i pazienti producono. Con tutto questo, però,
le basi della teoria psicoanalitica costituiscono una via maestra che consente di mantenere un assetto osservativo e un tipo di collegamento particolarmente rigoroso rispetto al materiale. Io vorrei provare adesso a trasmettervi l'esperienza diretta di una seduta per darvi l'idea di quello che succede nel paziente e di quello che succede nell'analista in un lavoro analitico contemporaneo. Potete immaginare che probabilmente Freud, agli inizi del suo lavoro, sarebbe stato più intento a fare dei collegamenti sul suo taccuino fra le associazioni del paziente e, per esempio, la storia, la biografia raccontata dal paziente stesso. E oggi noi lavoriamo in maniera un po' più interattiva, ma un po' più interattiva, perché quello che Freud aveva messo a punto come metodo di lavoro rimane assolutamente valido. Si potrebbe dire che l'integrazione progressiva della conoscenza degli esseri umani e quindi anche dei pazienti non può procedere se non c'è un analogo lavoro di integrazione dentro agli terapeuti. I terapeuti sanno oggi che per conoscere e sentire, conoscere non in senso intellettuale, conoscere anche come esperienza quello che il paziente sta vivendo, devono fare riferimento alla loro vita personale, alla loro vita interna, avendo chiare le differenze tra il paziente e il terapeuta, ma avendo anche chiare le somiglianze. Questo permette di non chiudere gli occhi di fronte alle realtà del mondo interno. Vi ho citato l'autoanalisi di Freud all'inizio perché è da lì che davvero parte la psicoanalisi ed è per quello, per quella conoscenza di sé che permette di mettersi in consonanza con l'altro, che ancora oggi, anzi soprattutto oggi, gli analisti per essere tali devono fare un loro percorso su se stessi per poter effettivamente pensare col paziente e sentire col paziente. È fondamentale che ci sia un'esperienza formativa che porti a integrare il contatto con se stessi per gli analisti. Solo così possono accompagnare il paziente alla conoscenza di sé. Ecco, io ho pensato di portarvi una prima seduta, cioè proprio come comincia un'analisi. Naturalmente tenete conto del fatto che non c'è un'analisi che sia uguale a un'altra, che la soggettività di ogni paziente è differente, la soggettività di ogni analista è differente. Però vi voglio dare così una sensazione di quello che accade in una seduta. Durante il primo colloquio, che non è una seduta, è un colloquio faccia a faccia, apprendo che Antonia, vedo che è una giovane donna di 27 anni, alta e magra, dallo sguardo profondo e molto sofferente, che ha chiesto l'analisi per una consapevole condizione nevrotica di infelicità e di inconcludenza nelle relazioni e sul lavoro. In consultazione mi ha detto: la mia vita è bloccata, non parte e non arriva da nessuna parte. L'impressione è che non sappia non solo cosa vuole, ma neanche cosa desidera o cosa teme, non è in contatto con se stessa. Però sente questo ed è capace di dirlo. Vive con i genitori, che sono due funzionari amministrativi. Anche lei lavora in un ufficio, ha un fidanzato ed è stata molto religiosa nella sua prima giovinezza, ora lo è meno. Si descrive come una persona permalosa, sensibile, diffidente, però sincera e capace di grandi slanci. Non sa cosa vuole. Non sa se vuole vivere col suo ragazzo, non sa se vuole restare in quell'ufficio, non ha chiari i suoi desideri. Sa invece cosa le dà fastidio e in generale le è più facile riconoscere le cose spiacevoli che i desideri. Ci mettiamo d'accordo dopo un colloquio per un trattamento analitico che inizia un mese dopo questa prima consultazione. Quando arriva per la prima seduta,
mi saluta sulla porta del mio studio in modo gentile ma sobrio, dandomi la mano, e percorre il corridoio che porta al mio studio guardando i quadretti alle pareti. Io noto che il suo sguardo si concentra per qualche istante, passando su una piccola stampa ottocentesca che c'è lì, che raffigura una chiesetta di collina. È una serie di stampe che a me sono care, che rappresentano luoghi delle mie origini familiari. Io cammino dietro alla paziente e noto che la paziente non si ferma, ma vedo che si fissa proprio su quella piccola stampa lì. Come dicevo, Antonia è piuttosto alta e magra e oggi osservo, cosa che non avevo notato nell'occasione dell'intervista, che il suo modo di camminare ha qualcosa di lievemente ieratico. Sembra di veder passare uno che, non so, come una persona in una processione, così con un passo molto, molto sacro. Entra nello studio, si sdraia senza che io debba fare il segno di sdraiarsi e dopo poco racconta un sogno senza aver detto altro prima. Dice: ho sognato che le portavo un cero da chiesa, grande. Temevo che ce ne fossero molti lì da lei. Ce n'erano, sì, ma pochi. Io lì per lì non so cosa pensare, rimango in attesa, come si usa. Però resto colpito proprio dalla sacralità di questa immagine, che collego in modo istintivo al suo modo di entrare nello studio, un po' come se entrasse in una chiesa, quando una persona entra in una chiesa e cammina così. Allora mi viene in mente che i ceri, che in genere sono segni di offerte devozionali, e che la paziente ha detto che pensava, anzi ha detto temevo che ce ne fossero molti, possano rappresentare per lei, nel sogno, la presenza di altri fedeli, altri pazienti, altri fratelli nella chiesa. Analisi, ma naturalmente sono fantasie mie, quindi decido di attendere le associazioni di Antonia e mi mantengo in silenziosa attesa. Dopo pochi secondi, associa, o meglio dice, con tono decisamente diverso e con tono molto pratico, pragmatico, dice: dottore, a proposito del pagamento, preferisce che le dia i soldi in assegno o in contanti? Io resto un po' stupito del cambio di tono, di registro e almeno apparentemente del cambio di livello di profondità. Mi era sembrato di essere prima nel silenzio e nella penombra della cripta di una chiesa medievale, quando Antonia era entrata, si era sdraiata in quel modo così molto pensoso, e poi tutto a un tratto mi ritrovo alla cassa di un ufficio contabile. E penso all'ufficio in cui Antonio lavora, mi viene in mente questo. Le rispondo mettendomi in un certo senso anch'io alla cassa e le dico che va bene un assegno. Vedete che c'è stato un passaggio a un livello molto, molto più apparentemente superficiale. Attendo un po' e poi io le chiedo se sente un'analogia tra il portare un cero in chiesa e il portare il denaro del pagamento lì. In tutti e due i casi sembra esserci un'offerta, un obolo, un'offerta economica, un sacrificio, qualcosa così. Il riferimento al cero la induce a parlare della sua passata frequentazione dell'ambiente della chiesa. La paziente ricorda, lo percepisco, che durante il colloquio di intervista mi aveva parlato dei suoi rapporti con la Chiesa. All'inizio era stata molto religiosa, poi dopo no. E sento quando mi risponde qui che si ricollega abbastanza consapevolmente al fatto che ne avevamo parlato. Dice che la frequentazione della Chiesa era un'alternativa rispetto alla famiglia. Un'alternativa, par di capire, un po' idealizzante, meno conflittuale, cioè fuori di casa si sentiva meno in conflitto. E qui allora a me viene in mente che, fissando lo sguardo sulla stampa della chiesetta di collina,
Antonia, mentre passava dal corridoio, stesse già organizzando una possibile alternativa idealizzante alla realtà di noi due, per intendersi. Come dire, non che lo pensasse, ma era come se lo creasse. Ora io verrò a fare una seduta psicoanalitica. Verrò in questo luogo sacro e, rendendo piuttosto ideale e sacro questo luogo, eviterò le tensioni, i conflitti che avevo in famiglia. Traduzione ulteriore, dottor Bolognini, io con lei voglio costruire una realtà molto protetta, molto sacra, vorrei evitare di creare delle grane, delle tensioni, delle rabbie o degli desideri tra lei e me. Chiesetta, non altro. Dice che i suoi genitori, qui io non ho detto niente, quindi lei va avanti con il suo discorso, dice che i suoi genitori hanno sempre lavorato come matti e che in effetti la funzione di genitori l'hanno svolta i nonni materni, che però ora sono molto malati. Descrive un po' di più la condizione sanitaria dei nonni, diventa visibilmente turbata e la voce si incrina. Fa un po' di silenzio, sento che si trattiene, poi le viene da piangere. A questo punto a me vengono in mente i ceri che si sciolgono e il fatto che lei ora si scioglie in lacrime, perdendo la sua iniziale rigidità. Ma non glielo dico perché mi sembra un riferimento troppo diretto e troppo precoce rispetto allo scioglimento di una sua difesa. Io non la conosco ancora abbastanza in quanto a fragilità, è la nostra prima seduta. Inoltre ricordo che durante la prima consultazione mi ha detto che è permalosa e sensibile. Non so se Antonia vive lo sciogliersi del cero, lo sciogliersi di sé, che parte tutto un pezzo, diciamo, e che invece rischia di sciogliersi piangendo, come un cedimento rispetto a una rigidità narcisistica da lei immaginata come equivalente a solidità. Traduco dallo psicanalese, vuol dire che mi par di percepire che per Antonia essere tutti d'un pezzo, non sciogliersi, è bene ed è segno di forza, cioè è valorizzata dal fatto di essere forte, di essere non sciolta. Sento però io che è opportuno segnalare un possibile collegamento, un passaggio comprensibile tra la sacralità dell'atmosfera iniziale e la umanizzazione dei suoi sentimenti, quelli relativamente ai nonni, che si sta realizzando in modo un po' conflittuale, cioè si sente che le viene da piangere, ma che un'altra parte le dice non piangere. Le dico allora, con tono associativo, cioè facendole sentire che anch'io sto seguendo i miei pensieri, un po' come fa lei, e parlando intenzionalmente in senso molto generale, quindi non standole addosso dicendo lei così e colà, ma come se io dicessi, ma sì, si potrebbe pensare che, ecco, che la luce delle candele, visto che si parlava di ceri, è sì tenue, però è preziosa per orientare nel buio e che dà dei riferimenti se non ci si vede chiaro. Vedete che qui stiamo parlando, la paziente e io, su due livelli un po' diversi, però sto cercando di costruire un terreno simbolico, nel quale delle cose che in concreto sembrano voler dire delle cose molto concrete, appunto molto limitate, possono avere un senso molto più ampio. Vederci chiaro può voler dire sia fare luce in un ambiente buio, sia cominciare a vedere delle cose dentro di sé che finora non si vedevano. Questo mi sembra che possa valorizzare una funzione positiva dello sciogliersi, ma senza enfatizzarla troppo, cioè io voglio farle capire che il fatto che le venga da piangere è una cosa che può essere utile per comprendere qualcosa di sé, che può permettere di accendere un po' di luce. Però non voglio sottolineare troppo questo, perché se la paziente vive questo come un segno di debolezza,
sciogliersi vuol dire perdere la solidità e la consistenza, questo la disturberebbe sul piano dell'amor proprio, dell'immagine di sé, quello che noi chiamiamo il piano narcisistico. E quindi bisogna procedere con molta cautela, perché non sappiamo come la paziente prenderà questa modificazione dell'immagine di sé. Appunto, si tratta di non disturbare narcisisticamente la paziente, che sembra valorizzare la durezza e non sciogliersi come un attributo positivo delle persone in generale e quindi anche di sé. La paziente allora riprende a parlare e dice: la Chiesa e il sacro c'entrano soprattutto con gli addii. Ora sono meno religiosa, ma sono spaventata al pensiero che alcuni se ne andranno o che già se ne vanno. E fa una pausa. Io sono stata praticamente figlia unica dei miei nonni e mi fa paura l'idea di perderli. Io, associando questa volta ad alta voce e più liberamente, con minor riguardo per le possibili reazioni della paziente, e però avendo sempre dentro di me questa immagine dei ceri, chiedo alla paziente, qui faccio un po' un salto, perché mi sento di farle una domanda molto strana sulle prime, ma che c'entra sempre con la luce. Le chiedo: lei, visto che dice che è stata la figlia unica dei nonni, si è sentita la luce dei loro occhi e teme di perdere quella luce? Lo dico con un tono di chi sta guardandosi intorno, di chi insomma è portato dalle parole dell'altro a pensare questo, come in effetti è. Qui la paziente fa come un passo indietro, diventa più asciutta, e uso apposta questo aggettivo perché qui si tratta di bagnato o di asciutto, di lacrime o di durezza, e dice: dice, mi sto eclissando, lievito, si riferisce ai nonni, ma io so che sta anche parlando di quello che succede lì, lievito come ho evitato il parroco della nostra parrocchia. C'è un passaggio continuo tra il fuori e il dentro della seduta. Il parroco della parrocchia può stare anche per l'analista. Insomma, la paziente mi sta dicendo: dottor Bolognini, non mi metta la candela con la luce della comprensione troppo vicino agli occhi, perché mi dà fastidio. Io mi eclisso, mi allontano, la evito se lei fa così. Notate che questa è una prima seduta, quindi io sto imparando a capire come funziona questa persona nella relazione. Percepisco che forse io ho fatto un passo di troppo proponendole di fare luce, evidentemente troppa luce, sui suoi sentimenti verso i nonni. I nonni in questo momento sono il centro del discorso, naturalmente però possono rappresentare tutte le figure importanti per la paziente, tutti i possibili oggetti d'amore. Se si perdono queste figure, questi oggetti, si sta molto male. Capisco che c'è bisogno di ulteriore penombra, di una candela analitica più discreta, non di un'illuminazione forte, e di questo devo tenere conto per il futuro, per le sedute successive. Qui termina la nostra prima seduta, durante la quale sono già stato messo in contatto con una profondità complessa. La luce dei ceri, che aiuta e conforta nel buio. La loro sacrale rigidità fallica iniziale, che si stempera e si scioglie col calore e col sacrificio di sé, come succede alle candele. La fiammella, che è necessaria alla speranza, che è una delle componenti a volte trascurate della idealizzazione. La gente, anche nell'antichità, andava in chiesa disperata, cercando di poter sperare in un aiuto sovraumano di un grande genitore. Così come nella regressione in seduta, ogni paziente è portato istintivamente a sperare in un aiuto a ricontattarsi, integrarsi e stare meglio. Intuisco che paura e colpa saranno presenti in questo nostro lavoro nei prossimi mesi e nei prossimi anni, che io dovrò essere prudente, avere pazienza e non pretendere di accenderla e di farla sciogliere, come il cero, troppo presto in seduta. Dovrò tollerare che più volte Antonia torni asciutta e si eclissi, uso le parole della paziente, se non voglio che mi eviti analiticamente come il parroco della nostra parrocchia.
Quello che adesso vorrei evidenziare, rivedendo queste poche fasi della seduta, è la discontinuità in attesa che mi ha spiazzato durante questa prima seduta. Tutti gli analisti sono spiazzati, perché è il nostro mestiere essere spiazzati, e cerchiamo poi di comprendere il senso di questo spiazzamento. Queste discontinuità che hanno avuto uno specifico valore comunicativo inconscio. Allora, l'incedere ieratico della paziente, che entra come se entrasse in una chiesa, che in occasione della prima consultazione non si era verificato e che io non avevo avvertito. Il transfert comincia a lavorare. Lavora sia nel senso di ricreare situazioni antiche, sia nel senso di opporre una resistenza. La brevissima sosta dell'attenzione, non fisica, senza rallentare il passo, di fronte alla piccola stampa ottocentesca della chiesetta. Il rapido e inaspettato passaggio amministrativo alla cassa, pago in assegno o pago in contanti, dopo che aveva lasciato emergere qualcosa di molto più emotivo e personale, così staccato nel tono dal resto del nostro scambio all'inizio della seduta. Riguardo quest'ultimo momento, quello proprio del passaggio alla cassa, ho ricostruito col tempo, e ve ne do qui il risultato perché è interessante, che il ritorno a casa serale dei genitori negli anni dell'infanzia di Antonia, quando i genitori andavano alla casa dei nonni materni e, come avviene a moltissime famiglie, prendevano la bambina e la portavano nell'altra casa, quella dei genitori. Il ritorno a casa serale dei genitori importasse nell'atmosfera di casa un improvviso cambio di marcia e di atmosfere, con uno scambio di consegne molto pragmatico e concreto sulle condizioni di gestione della bambina e sull'organizzazione del giorno successivo. Cosa ha fatto oggi Antonia? Allora ha mangiato? È stata bene? È andata ai giardini? Cosa ha fatto? Beh, adesso preparati che andiamo. È un po' come, appunto, pago con l'assegno, do i contanti, cioè è un cambio di marcia rispetto all'intimità, rispetto alla costruzione quotidiana di una relazione intima con i nonni. E badate, non è questione che i nonni siano cattivi o buoni e i genitori cattivi e così via, è proprio un cambio di regime che si è stampato, che è stato progressivamente interiorizzato e che viene ripetuto nel transfer, qualcosa che si ripete perché non si ricorda, con uno scambio di consegne pragmatico e concreto sulle condizioni di gestione della bambina e dell'organizzazione del giorno successivo. E immagino che questo livello di scambio venisse mantenuto anche nella breve convivenza con loro prima del dormire. Io sono molto interessato a questo cambio di marcia, non solo in senso storico ricostruttivo, ma anche per la evidente continuità tra la sua assunzione come meccanismo interno, intrapsichico, e come modalità interpsichica, cioè tra due persone di funzionamento. Detta in altri termini, questi cambi di marcia sono una modalità per staccarsi da una situazione vissuta come troppo vicina o che inquieta. Nei mesi successivi, con Antonia, io ho sperimentato ancora questo cambio di marcia nel transfert e nel qui e ora della seduta. In breve, o ero un oggetto, tra virgolette, sacro, ma devitalizzato, buono e affidabile, ma un po' vecchio e poco pulsionale, tipo i nonni, o diventavo un oggetto molto stimolante, pericoloso e inaffidabile, sicuramente preso da cose mie, come i genitori. Cioè, i genitori avevano un potere molto forte di accenderla, ma erano anche estremamente distanti nel suo vissuto interno. I nonni erano profondamente rassicuranti e calorosi, ma non procuravano l'accensione pulsionale. E così con me. Se io mi comportavo nel suo vissuto in un modo o nell'altro, le reazioni erano molto corrispondenti. Ed è lì, in quello scambio funzionale improvviso, in quel cambiamento di atmosfera e di stile, che si situa una chiave comprensibile poi non solo del rapporto di Antonia con queste due categorie di figure, ma anche si situa il rapporto tra
il sé della paziente, quello che la paziente vive come esperienze, e il suo io difensivo, cioè quello che si permette o non si permette di sentire di sé. Mi spiego meglio. È come se in certi momenti Antonia non dicesse a se stessa, ma facesse di dirsi. Cosa sono queste storie? Non devi sentire se sei triste o se sei eccitata. Bisogna prendere e andare, bisogna far così, bisogna essere pratici. L'io difensivo di Antonia si mette in mezzo tra il pensiero cosciente di Antonia e la percezione di quello che sente. Le dice che cosa può sentire o non sentire. Cioè, quel dispositivo è diventato qualcosa di interno. Ed è come se noi dovessimo insieme, un po' alla volta, riabituare Antonia a sentire quello che sente. Quello che accadeva quando arrivavano i genitori. Una parte interna della paziente, identificata con loro, prende la bimba, la impacchetta, la porta a casa e stacca completamente dalla precedente condizione. Il sé viene messo a dormire da una istanza interna che è frutto di identificazioni che sostituiscono la soggettività della paziente. Allo stesso modo il sé di Antonia viene staccato, impacchettato e portato via, rispetto a noi due in seduta, dal suo io difensivo, dai suoi genitori interni che la sottraggono all'emozione che prima in altri momenti abbiamo condiviso. E retrospettivamente, in riferimento a questo processo terapeutico, penso anche che l'analisi nonni degli inizi, cioè il fatto che Antonia mi abbia un po' nonnificato, io ero effettivamente, mi sentivo anche messo in questa condizione di essere una persona accogliente, paziente, che non aveva troppe pretese nei suoi confronti, che non aveva particolari pulsioni o emozioni lì per lì, e la paziente mi dava queste atmosfere, queste sensazioni. Questa analisi nonni degli inizi, più ampia, tranquilla, rilassata, meno eccitante, meno pulsionale, meno conflittuale, sia stata fondamentale per poter partire. Freud lo diceva, bisogna come prima preoccupazione della prima fase dell'analisi mettere il paziente in condizione di sentirsi sufficientemente a suo agio, di poter cominciare a lavorare insieme. La chiesetta ottocentesca era stata necessaria ed entrarci camminando in quel modo condensava inconsciamente un misto di bisogno, di rispetto, di paura, di disperazione e di speranza. Tutto questo era stato comunicato del tutto inconsciamente dalla paziente ed era stato ricevuto abbastanza inconsciamente da me, nel senso che non me ne ero tanto reso conto. Un po' alla volta, insieme, abbiamo capito molte di queste cose. Ora, questa è una prima seduta e, come vedete, non abbiamo capito granché. Abbiamo lavorato per anni dopo con Antonia. Io vi ho portato questo frammento clinico proprio per darvi un'idea di come la psicoanalisi di oggi sia collegata all'accettare di sapere di non sapere all'inizio, all'accettare di vagare con le proprie associazioni e con quello che non solo il paziente ma anche l'analista mette in gioco nel lavoro psichico condiviso, e di come ci vogliano molta pazienza, molta fiducia e molta tolleranza al buio per poter un po' alla volta lavorare con una piccola luce di candela fino a poter poi, al termine di un trattamento, accendere la luce avendo ricostituito soprattutto i percorsi interni, perché quello che conta non è dare al paziente una radiografia del mondo interno ma aiutarlo progressivamente ad andare e a venire dal mondo interno, metterlo in condizione di contattare se stesso. Io mi fermerei qui e, se avete piacere di chiedermi delle cose, risponderei con molto piacere anch'io. Grazie. Thank you.